spettacoli, la pioggia torrenziale sta caratterizzando una giornata che è epica per quanto riguarda questo Giro d'Italia. 1200 metri al termine, poi bomba nel tour di davanti. Alle sue spalle esplosa la bagara, insiste, si alza ancora sui pedali, Carapazza, l'atleta ecuadoriano a forzare il ritmo, sembra essere il primo a riportarsi su Cole Bowman, la bellissima azione di Carapazza in queste fasi di gara. Siamo a poco più di un chilometro al termine, che spettacolo signore e signori, questa tappa veramente incredibile, Carapazza raggiunge e supera Bowman, al comando Richard Carapazza. Carapazza classica all'ultimo chilometro! Carapazza, il portacolori della Movistar, l'atleta che veste la maglia bianca, come abbiamo detto è un grande talento. Questo corridore che ha vinto la Vuelta delle Asturie quest'anno è stato fondamentale per la vittoria di Soler alla Parigi-Nizza. È solo